Ciao belle gente e benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi vi porto a fare una maschera per i capelli semplice ma molto molto efficace. Come vedete i capelli molto secchi, dopo la maschera guardate che idratazione, che ricci perfetti. Bella gente, se vi piace questo video lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, a voi non vi cambia niente ma a me mi fa tanto. Comunque io uso questa tecnica. Quando mi si bucano le casse, io le metto sempre da parte. Questa qua, ovviamente è lavata. Ci ho messo i semi di lino perché così risparmio il tempo, l'energia di separarli del gel, perché il gel quando diventa denso diventa veramente un problema togliere tutti i semi. Sapendo che io lo uso in vari modi, non solamente per i capelli, il prossimo video sicuramente vi dimostrerò tre tecniche per usare i semi di lino per il viso, soprattutto per le pelle miste acneiche. Comunque, questa tecnica io mi trovo benissimo. Allora, vado a mettere la calza con i semi di lino e ci aggiungo una buccia d'arancia che le dà un po' di vitamina E, perché già contiene vitamina E e semi di lino. Me li do un tocco in più, arancia, scusate, limone, e li lascio bollire, bollire a fuoco lento. Come vedete, già cambia il colore. Volendo, potete utilizzare un altro ingrediente che avete a casa. Potete utilizzare una tisana, potete usare una tisana alla camomilla, io ci aggiungo erbe naturali come la menta o rosmarino, rosmarino sarebbe perfetto. Come vedete l'ho lasciato raffreddare così, perché a me la densità piace questo livello di densità del gel, non mi piace tanto, troppo denso. Ho aggiunto l'olio di mandorle, volendo potete utilizzare tranquillamente l'olio extravergine, e ho usato l'olio di semi di lino che ce l'ho a casa. Se non ce l'avete, io vi consiglio l'olio d'oliva che è fantastico e molto idratante. Agito e la nostra maschera per i capelli è già pronta. Adesso vado a applicarla. In frattempo vi do delle informazioni sui semi di lino. I semi di lino sono indicati per la salute della pelle e il cuoio capelluto perché contiene acidi grassi come l'omega 3, quindi per mangiarlo è fantastico i semi di lino. Dona forza e elasticità a pelle e capelli, ma non solo. È ricco di calcio, potassio, magnesio, ferro, vitamina B e vitamina E. Rende i capelli pettinabili, evita rotture e doppie punte, secchezza e problemi di crespo e aiuta la crescita dei capelli, ovviamente se lo usiamo con costanza. Più avanti nel video vi farò vedere la tecnica che io utilizzo da tempo, soprattutto per i miei capelli super fini, ricci ma fini ma molto secchi, si seccano in una maniera velocissima, ma da quando ho cominciato a usare i semi di lino è veramente migliorata la qualità dei miei capelli. Dopo vi faccio vedere la tecnica che utilizzo sotto la doccia. Eccoci la mia tecnica, è quella quando lavo già i capelli col shampoo, il balsamo, prima di uscire dalla doccia uso questa maschera per i capelli, che nel prossimo video vi farò vedere un preparato che faccio sia per i capelli che per la pelle, che lascia la pelle, soprattutto la pelle secca, fantastica, super idratata. Adesso vi porto alla preparazione dei capelli prima di asciugarli. Comunque, come vi ho detto prima, il prossimo video vi parlerò, anzi, vi faccio vedere tre tecniche o metodi oppure rimedi naturali per usare i semi di lino o il gel di semi di lino sia per
per la pelle, soprattutto la pelle mista acneica, sia per i capelli sia per il corpo. Tre tecniche che veramente quando le ho provate non potete farne a meno. Allora, io uso diversi tipi di pettini. Io uso questo pettine qua, e, come vedete, che mi dà abbastanza un buon risultato col riccio. E soprattutto volevo commentarvi che io non idrato i capelli dalla radice, io idrato i capelli soprattutto nella punta, perché a me piace che mi dà l'effetto voluminoso, quindi non idrato troppo la parte del cuoio capelluto, idrato le punte semplicemente perché voglio che mi danno questo risultato, questo riccio bello. Come vi ho detto, io uso due pettini. Uso questo pettine consumatissimo che lo trovate nei bazar marocchini o anche su Amazon, costano pochissimo, nei bazar vi costerà meno di un euro. Guardate che riccio dà. Io per anni e anni e anni ho usato sempre questi tipi di pettine, è il classico pettine marocchino. Invece quando ho trovato quel pettine che ho fatto vedere prima, che mi dà l'effetto riccio, ma il risultato è molto molto simile, solo che questo costa meno di un euro e l'altro costa credo solo 11-12 euro. Ovviamente ogni persona ha il suo budget. I capelli non sono completamente asciutti perché devo uscire, quindi vi farò vedere il risultato dopo. Non so se riuscite a vedere, sono belli, belli definiti, anche qua sotto sono veramente belli, guardate il riccio com'è bello e torna al suo posto. Sono così voluminosi, come vedete. Mi piacciono proprio tanto così. Comunque, bella gente, spero che vi sia piaciuto questo video. Spero che vi piacciono i miei video. Se vi piacciono, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arrivano tutti i miei video. Tantissimo Debbie My Life che mi segue, che mi scrive spesso, è stata veramente dolcissima. Noi non ci conosciamo in persona, ci siamo conosciuti proprio così su YouTube. È stata veramente, veramente carina. Vorrei mandarle un grandissimo bacio, un augurio per tutto.